Nel convegno UFM dello scorso anno abbiamo parlato di leadership e desidero condividere con voi il fatto che chi non fosse stato presente lo scorso anno ha la possibilità di vederlo nel sito istituzionale di UFM.it, in cui c'è il video, la registrazione del convegno completo, convegno in cui abbiamo avuto Leonardo Milani, il mental trainer della pattuglia acrobatica delle frecce tricolori, in cui abbiamo avuto l'economista Stefano Cordero di Montezemolo, in cui abbiamo avuto Paolo Di Marco. Paolo Di Marco desidero citarlo perché per noi è un punto di riferimento. Paolo Di Marco, oltre che essere docente, socio di PD4 e docente di economia all'università, è la persona che ci ha aiutato a far nascere UFM, a far nascere la nostra rete di impresa. Ci ha accompagnato, ci ha dato gli strumenti per poterla costruire, ci ha anche formato. Io ho seguito diversi corsi con col professor Di Marco, corso di manager di rete e di PM, di project manager. E Paolo Di Marco ci ha accompagnato, è nata una bellissima sinergia, una sinergia che ci ha permesso anche di essere noi relatori e portare la testimonianza della nostra rete in diverse realtà. Cito il Master in Business Administration a Villa Guastavillani per conto della Bologna Business School, esperienze in ambito Confindustriale, l'ultima è stata a Venezia, Confindustria Venezia Rovigo, all'Università degli Studi di Bologna. E un evento molto bello, un regalo bellissimo che abbiamo ricevuto lo scorso anno è stato quello di sapere di essere stati come rete, come UFM, oggetto di laurea, di tesi di laurea di Nicole Monti, allora studente da un anno dottoressa, laureata in economia, in marketing e management, laureata con 110 lode e quindi è stata sicuramente una bellissima sorpresa. Vengo quindi alla prima domanda che desidero rivolgere proprio a Paolo Di Marco. No, no, sono tutti microfonati. Grazie. Parliamo di università, parliamo di giovani. Il mondo attuale è in continua, costante evoluzione, quindi quello che facciamo oggi, domani, è già vecchio. Quindi ti chiedo che cosa l'università sta facendo per i giovani, per il benessere dei giovani, quindi per il loro futuro, che cosa è da migliorare, che cosa è assolutamente da cambiare. Domanda importante. Innanzitutto vi ringrazio per questo invito e sono contento di essere qui presente anche perché l'esperienza di UFM è l'esperienza di un percorso, non di un punto di arrivo. Quindi oggi con te e con tutte le persone che compongono UFM abbiamo un'esperienza e anche un risultato di benessere. Ora, per quanto riguarda l'università, io vi devo rispondere in due maniere. Una di carattere istituzionale. E faccio una citazione con degli organi e delle strutture che sono dedicate al tema del benessere, sia lavorativo, in termini di personale, sia degli studenti. Esiste un comitato di garanzia, un comitato unico di garanzia, che si occupa di queste cose. D'altra parte, però, vi posso anche citare quali sono invece, le linee guida che ci portano a ragionare, a riflettere su questi temi. E in questo caso due sono i riferimenti importanti, il docente e lo studente. Ora, per parlare della prima, riferimento istituzionale, Comitato Unico di Garanzia. Ovviamente l'argomento principale è la didattica. Questo comitato si preoccupa ovviamente del benessere lavorativo, visto che il tema è questo, del convegno del benessere lavorativo dei dipendenti, ci si occupa in diverse maniere, però ci sono dei riferimenti precisi anche per gli studenti, c'è un garante dello studente. È possibile rivolgersi tutti i giorni ad una persona dedicata a questioni che delle volte sono anche delicate, che toccano il codice etico, dei codici che riguardano tipicamente i comportamenti e le modalità di relazione tra studente, docenti e personale in generale. Ci si occupa ovviamente di tutti quegli argomenti che possono riguardare le difficoltà di apprendimento, quindi le solite DSA piuttosto che la dislessia. Argomenti che noi ereditiamo dalla primaria e dalla secondaria e ci riportano all'università con grandi difficoltà delle volte, ai quali i docenti devono per forza porre attenzione.
Questo è l'aspetto istituzionale, ci sono poi diversi progetti che ci collocano a livello europeo e ci permettono di toccare questi argomenti, la didattica. Il lato più invece di indirizzo, il secondo, quello che vi citavo prima, è quello del rapporto tra docente e studenti. Vi riporto così a titolo d'esempio quali sono le riflessioni che spesso mi ritrovo, e questo ne faccio proprio come un'esperienza personale, mi ritrovo nelle considerazioni e nelle valutazioni dei ragazzi. Io nel primo anno della triennale ho una presenza di circa 150 ragazzi, sono selezionati, un numero chiuso, su circa un migliaio di richieste. E questi ragazzi alla fine del corso formano le loro richieste, le loro valutazioni. C'è quasi sempre un grande riferimento all'impegno, alla concretezza, alla capacità di ispirarli, alla volontà di creare progetti per i ragazzi, all'attenzione che dobbiamo porre su di loro, alla cura anche nel singolo rapporto, nel rapporto più dettagliato che si può avere magari spiegando un'esercitazione o cos'altro. E quando leggo queste cose, ogni anno arrivano queste valutazioni, quando leggo queste cose faccio delle riflessioni. E la riflessione che più volte mi si è proposta è stata questa. Il docente è colui che parla o è colui che ascolta? Perché se uno comincia a vederla in un'altra maniera, probabilmente si aprono dei mondi. Prima parlavo con i miei colleghi qui di palco e li ho trovati peraltro tutti molto concordi su considerazioni di questo tipo e peraltro mi hanno anche ispirato altre riflessioni. L'aspetto dell'ascolto sul tema del benessere e del benessere anche di questi ragazzi che stanno iniziando un percorso di vita professionale è importante, ma soprattutto quello della responsabilità che i docenti hanno nei loro confronti. Questo è prioritario. Se la responsabilità si manifesta ed è forte, l'approccio dei ragazzi è entusiastico, è evolutivo, si danno da fare. Non è vero che i ragazzi non hanno delle capacità e non hanno delle skill, anzi tutt'altro, sono i docenti che devono migliorare.